Solo tu avrai cura di noi, solo tu sei Dio. Chiedo sempre qual è il nostro atteggiamento quando ci appressiamo al Signore. E noi troviamo scritto nella parola di Dio che l'uomo naturale, l'uomo carnale, non può capire e conoscere le cose spirituali. E io credo che noi ci accostiamo al Signore con un atteggiamento realmente spirituale. E ricordo l'esperienza che fece il profeta. E ci ricordiamo il profeta Eliseo, aveva con sé un servitore e il servitore improvvisamente si preoccupò. Perché? Perché vi era un esercito di nemici che venivano contro di loro e disse: come faremo? Qui non abbiamo scampo. Temeva per la sua vita, per la vita del profeta, per la vita ancora del popolo. E il Signore in quel momento diede grazia attraverso il profeta. Eliseo gli disse: Signore, apri gli occhi di quest'uomo, fagli vedere quanto sei grande, quanto sei potente. Perché il servitore aveva una visione umana, naturale, carnale, vedeva il nemico e si preoccupava. Eliseo invece aveva una visione spirituale, vedeva oltre il naturale, vedeva che cosa c'è dietro le cose. E dietro le cose noi conosciamo c'è un mondo, che è il mondo spirituale fatto di demoni, di angeli, di creature spirituali, e che si contrastano e combattono. E noi che viviamo nel mondo naturale partecipiamo a questo combattimento. E il profeta disse: Signore, aprigli gli occhi. In quel momento gli occhi di quel servitore si aprirono e vide gli eserciti del Signore, e vide che i carri del Signore erano migliaia di migliaia, e vide qualcosa di meraviglioso e di stupendo. Tutte le preoccupazioni passarono. E questo è quanto vogliamo cantare questa sera: i carri del Signore sono migliaia di migliaia, e possiamo affrontare ogni combattimento senza aver nessuna preoccupazione, perché se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Grande
grande sei, Signore. Mostraci il tuo gran potere. Grande sei, Signore. Mostraci il tuo gran potere. Voglio, con l'aiuto del Signore, invitare ad aprire la vostra Bibbia. Lo dico tanto e tante di quelle volte che io spero che anche coloro che ci seguono per televisione hanno la loro Bibbia e che la domenica aspettino questo incontro, se di domenica, in altre parti e altri giorni della settimana, con la loro Bibbia aperta. È vero che in sovrimpressione scorre, compare ciò che ancora stiamo andiamo a leggere, ma è bello che ognuno abbia la sua Bibbia, la propria Bibbia, la spada dello Spirito, la parola di Dio. Amen. L'unica fonte inesauribile e infallibile. Perché? Perché ispirata da Dio, quindi parola di Dio, il quale ha usato tante di quelle persone di vari ceti sociali e di varie culture, dai re ai mandriani, ai pastori di pecore. È vero, gloria al Signore, ma è questa la cosa più bella, che poi in tanti secoli anche diversi, in date così distanti,
ma lì è l'impronta di Dio, che il tutto è perfettamente conciliabile, che tutto è armoniosamente, diciamo pure armonicamente distribuito, e converge intorno a soggetti che sono di importanza vitale per tutti gli uomini, compresi voi. Amen. Il messaggio che mi accingo ancora in questa sera a pronunciarvi da parte di Dio per la guida dello Spirito Santo, noi crediamo alla guida dello Spirito Santo, è proprio quello che è l'ultima grande pioggia dello Spirito prima del giorno dell'Eterno. Chiamiamolo pure l'ultima grande pioggia. Vogliamo insieme meditare nel Vecchio Testamento, libro del profeta Gioele. Il capitolo è il numero 2 e leggeremo i versi da 28 a 32. Ripeto, libro del profeta Gioele, capitolo 2, i versi da 28 a 32 incluso. A Dio appartiene l'onore e la gloria. Non è una frase fatta, è una necessità spirituale, che in ogni cosa la gloria dobbiamo darla a colui che gli appartiene, e la gloria appartiene soltanto a Dio. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Gloria al nome del Signore. È un messaggio spirituale che Dio voglia preparare i cuori a riceverlo. È importante essere preparati, e non preparati psicologicamente. Lasciamo la psicologia agli altri. Noi parliamo di una preparazione ben diversa, che è una preparazione spirituale. Sì, perché la psiche, la mente, è, diciamo, meno importante di quello che è il pneuma, che è lo spirito, parole greche, gloria al nome del Signore. Non voglio fare sfoggi di lingua che non conosco, conosco pochi termini, gloria a Dio, io vengo dalla scuola di Gesù, io sono stato e sto ancora e dipendo da Lui, sono ai Suoi piedi, io spero che anche voi siete ai piedi di Gesù, è un posto meraviglioso, sempre per terra, ai piedi, non ci sentiamo mai in alto, non ci sentiamo mai importanti, perché non lo siamo. L'importanza va data a colui che è veramente importante, colui che è veramente grande, e noi innalziamo il Re della Gloria, il Signore dei Signori, e noi innalziamo Dio nella maniera più completa, in modo particolare siccome siamo cristiani, noi innalziamo il nostro Signore, Salvatore, Redentore, Gesù Cristo. Amen. Gloria al Signore. Questa parola, ripeto, deve essere ricevuta, ci vuole una preparazione spirituale. Chi è che prepara il nostro spirito? Lo Spirito Santo di Dio, vero? Amen. Gloria al Signore. Una profezia fu data dal profeta Gioele e molti diranno già si è adempiuta, sì, in parte si è già adempiuta, ma questa profezia continua ad agire, continua e continuerà ancora ad agire fino al giorno stabilito, il giorno dell'Eterno, quel giorno che molti cristiani sanno che è il giorno in cui la porta della grazia sarà chiusa, perché oggi noi annunziamo un Evangelo che si chiama Evangelo della Grazia. Che cos'è questo Evangelo della Grazia? È la buona notizia, la buona novella più esattamente, che sta a dire che chiunque invoca il nome del Signore, indipendentemente dalla condizione spirituale e dal peccato che fino a quel momento ancora è stato oggetto della propria vita, se si invoca il nome del Signore con sincerità, con pentimento, col desiderio, il Signore ancora cancellerà ogni peccato e questa grazia ne farà di questo peccatore un ex peccatore,
di quella peccatrice, una ex peccatrice, e diciamo ancora di più, le farà un figliuolo e una figliuola di Dio. Amen. Ma vediamo che cosa significano queste parole, soprattutto quando è cominciato l'adempimento di questa parola. Abbiamo letto che dice: dopo queste cose avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, è vero, gloria al Signore, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, in quei giorni io spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Gloria al nome del Signore. Questo è lo stesso passo che noi troviamo, e lo troviamo ripetuto, lo troviamo convalidato da un avvenimento che troviamo in Atti degli Apostoli al capitolo 2, e se non vado errato al versetto 11. Ed è un capitolo particolarmente importante, un capitolo particolarmente importante per la Chiesa di un tempo, ma io credo che sia ancora un capitolo valido, importante per la Chiesa di questi ultimi tempi o di questi ultimi momenti. Ci stiamo riferendo alla discesa di che cosa? Dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Gloria al Signore. Non è una predicazione denominazionale, voglio dirvelo. È un passaggio biblico che ancora ci viene sottoposto in virtù di quello che sono i tempi, o meglio quello che è il giorno, il tempo. Difatti quel giorno che cosa avvenne? Il Signore aveva già svolto il suo ministero. Circa 3 anni era durato il ministero effettivo di Gesù sulla terra. Voi sapete che il Signore l'ha cominciato circa all'età di 30 anni, concludendolo quindi dopo 3 anni circa, e sul Golgota egli aveva potuto dire la più bella frase che sconfiggeva tutte le potenze del male, una frase unica, assoluta, gloriosa, che ancora questa sera io credo che l'abbiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, in questo giorno l'abbiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, la porteremo sempre con noi. Tutto è compiuto, disse il Signore, tutto è compiuto. Cioè tutto quello che lui doveva fare, Cristo Gesù sulla terra l'è venuto a fare e l'ha fatto. Lui non ha trascurato niente. Il suo mandato divino, quale apostolo degli apostoli, lui l'ha effettivamente l'ha completato. Voi sapete, la parola apostolo significa mandato, inviato. E Cristo non è stato soltanto, e non è soltanto il figliuolo di Dio, l'unigenito. Non soltanto noi lo riconosciamo Dio, ma ancora lui è quello che ha avuto tutti i ministeri, perché lui è a capo dei ministeri, lui continua a dare i ministeri. Amen. E il suo ministero di apostolato lo svolge, e lo svolge nella maniera come c'è scritto in Ebrei: lui olocausto perfetto, lui sacerdote, lui colui che ha completato il sacerdozio, perché dopo Cristo non c'è più bisogno di offrire sacrifici. Dopo Cristo bisogna soltanto ricevere la grazia, il perdono, la gioia di Dio, alleluia, la pace nel cuore. Amen. E quel giorno si adempiva ancora la promessa fatta. La troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, la troviamo in riferimento a tanti altri Vangeli. Lo stesso Giovanni Battista disse: io ben vi battezzo con acqua, ma dietro di me verrà colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Amen. Ebbene, e lo stesso Signore disse, prima della sua ascensione, diede raccomandazione ai suoi discepoli, e discepoli intendiamo non soltanto quelli che sarebbero diventati gli apostoli, ma circa 120 che si trovarono in effetti quel giorno sull'alto solaio, su quella soffitta, diede disposizione di stare insieme, di aspettare la promessa. E la promessa si rifaceva alla profezia del profeta Gioele, che Dio aveva mandato secoli prima attraverso questo profeta, che è ritenuto uno dei minori, ma ha una profezia così grande, così meravigliosa. E quel giorno successe quel che è successo. Vogliamo ricordarlo insieme ai nostri amici. Cosa successe quel giorno? Cosa successe? Successe che mentre erano insieme, di pari consentimento, qualcuno dicono sentimento, io uso sempre consentimento, mi piace questa unione, non erano insieme così. Non erano insieme che avevano un solo sentimento, si volevano bene, stavano insieme, no, ma oltre al sentimento c'era un'unione, quel congiuntivo, quanto è importante, quanto mi piace quel congiuntivo. Oh, fratelli miei, quante volte usiamo sentimento? Non lo so, suona male, perché forse sarò stato abituato, non lo so, ma mi piace che, soprattutto in virtù di quello che è la Chiesa, di quello che è la comunione dei fedeli, dei santi,
dobbiamo sentirci parte l'uno dell'altro. Amen. Il Signore questo ha decretato, questa è nella perfetta volontà di Dio. Ancora oggi, in questi tempi così brevi, dobbiamo pregare il Signore che fra cristiani ci sia un vincolo talmente stretto. Vogliamo essere dei fratelli siamesi in senso spirituale? Amen, sì o no? Amen, popolo? Anche tu? Gloria al nome del Signore. Vogliamo sentirci così stretti l'uno all'altro, perché questa è la perfetta volontà di Dio, che dobbiamo sentirci di appartenere sempre di più l'uno all'altro. E in mezzo a noi viene innalzato il nome del Signore. Lui è il capo e compitore della nostra fede. Amen. Erano insieme su questa soffitta, stavano tutti quanti là, non se l'aspettavano che cosa doveva succedere, non sapevano, sapevano che sarebbero stati battezzati. Battezzati significa immersi, battesimo significa immersione, con lo Spirito Santo e col fuoco. Ma non si rendevano conto, non potevano comprendere, non era dato loro di poter comprendere. Che cosa avvenne? Come tutte le volte stavano lì, pregavano. Cosa pregavano? Che cosa recitavano? Anche qui vorrei fare una piccola precisazione, perdonatemi. Cosa intendi per pregare? Uno scioglie lingua, parole dette a memoria. Dice, ma il Signore ci ha detto quando pregate, Padre nostro. Ma il Signore ha detto questo perché qualcuno gli ha detto insegnaci a pregare. Ma che cosa significa pregare? Ho una mia convinzione, perdonatemi, non la voglio imporre a nessuno. Se vi piace ve la prendete. Se non vi piace, non dico di restituirmela perché non potete, ma mettetela da parte. Pregare significa parlare con Dio. Amen. Parlare con Dio. Come io parlo con voi che siete qui. Come immaginariamente parlo con tanti interlocutori che non vedo. È vero? Neanche Dio io vedo. Noi sto parlando davanti alla televisione, no? C'è un obiettivo lì davanti, più di un obiettivo. Beh, dietro c'è un uomo che li adopera, però io non sto parlando all'uomo che è dietro, anche se è un cristiano, è un credente, riceve anche lui, vero? Io sto colloquiando con delle persone in questo momento che loro hanno possibilità di vedermi e di sentirmi. Io non ho possibilità né di vederli né di sentirli. E io sto parlando con voi. E come parlo con voi? Io ancora prima di questo, e voi lo potete fare altrettanto, noi parliamo con Dio. Amen! Io credo che è un esempio del XX secolo. Forse fino a alcuni anni fa, alcuni decenni, dove non esisteva questo mezzo, questo esempio non si poteva fare. Vedete Dio come ci dà da comprendere. A volte dice, ma io Dio non lo vedo, ma io Dio non lo sento, ma io Dio, ma neanche io vedo voi. Però io so che voi mi ascoltate, che voi mi vedete, che voi mi seguite attraverso questo strumento. Io so che attraverso lo Spirito Santo Dio ascolta ciò che gli dico. Amen. Oh, lui pone attenzione. Ma come possiamo avere questa certezza? Qual è la sicurezza di questo Dio che ascolta, di questo Dio che prende in considerazione? E qualcuno dice, ma proprio me piglia in considerazione, io che sono ritenuto l'ultimo, io che non valgo niente nella società. Ma per la società tu non puoi valere niente, ma davanti a Dio sei una sua creatura e tu vali tanto. Amen. E ci sono delle persone complessate da questo complesso sociale di misura e di farsi misurare. Oh, ritenetevi e sappiate che non ci sono persone più importanti. Le persone più importanti vengono in mezzo a una società che ci ritiene ai gradi, ma davanti a Dio c'è una livellatura perfetta. Tutti siamo importanti davanti alla presenza di Dio, anche tu. Amen. E quei 120 là sopra chi erano? Su quella soffitta, alto solaio scritto, vero? Una soffitta. Non vi aspettate niente di maestoso, di mastodontico. Deve essere una umile soffitta, non so se era coperta di fango, di pietre di fango, di roba di questo genere, costruzioni varie fatte di paglia, mattoni, non so. Non me lo venite a chiedere, ma qualsiasi sia e sia stato il modo di costruirla, era una umile casa, non era niente di particolarmente lussuoso. E si riunivano questi 120. Secondo il comandamento di Gesù Cristo, il Signore, di Gesù risuscitato, risorto, colui che risuscitò e che gli aveva detto loro rimanete in attesa, aspettate la promessa del Padre. Quando questa promessa verrà? Quando arriverà? Allora mi sarete testimoni, testimoni di Cristo in tutti gli angoli della terra. Certamente non era solo per quei 120 non potevano raggiungere, non avrebbero mai potuto raggiungere tutti gli angoli della terra,
nemmeno 1200, nemmeno 12.000, nemmeno 120.000, nemmeno 1.200.000, ma era una promessa per tutti i cristiani. Sia benedetto il nome del Signore. Voi riceverete potenza quando questa promessa verrà su di voi. E noi insieme ai frutti dello Spirito, frutti dello Spirito che troviamo in Galati 5:22, dove riguarda la nostra santificazione, senza la quale non vediamo il Signore, frutti che sono 9, noi abbiamo altresì ricevuto e continuiamo a ricevere, che cosa? La potenza di Dio. Questa parola va annunciata con potenza. Amen. E questa potenza che viene dalla parola di Dio e viene dall'unzione di Dio, dallo Spirito di Dio. Amen. Gloria al Signore. Avvenne, che cosa avvenne? Vogliamo ricordarcelo? Che succede ancora? Noi ci chiamiamo missione evangelistica Nuova Pentecoste. Non è una questione denominazionale. Non è una questione per dare un nome così. A molti non piace, a qualcuno piace, a noi piace in modo particolare. Semplicemente perché? Perché quello che è successo circa 20 secoli fa, noi crediamo con tutto il cuore, e adesso ve ne darò qualche ragguaglio attraverso la parola, che dovrà succedere nel 20° secolo. Qualcosa di più potente dovrà avvenire, che scenderà la potenza di Dio sui suoi figliuoli e le sue figliuole in maniera ancora più potente di come scese quel giorno su quell'alto solaio dove c'erano soltanto 120. Oggi ci sono milioni di cristiani che molte volte sono cristiani veramente attenti, cristiani che amano il Signore, ma sono cristiani a volte molto freddi, cristiani in cui manca ancora la potenza. Bene, fratelli miei, sorelle care, non c'è problema. In questi giorni scenderà la potenza di Dio, la nuova Pentecoste invaderà non soltanto l'Italia, l'Europa, il mondo. Il diavolo infiamma i cuori, il diavolo infiamma le anime di quelli che vogliono il male, di quelli che ancora stanno restaurando il razzismo e tante altre cose negative, non soltanto in Germania, ma in tutto il mondo. Ma lo Spirito di Dio infiammerà i cuori dei cristiani e una nuova potenza scenderà. Amen. Cosa avvenne quel giorno? Stavano pregando come tutti gli altri giorni. Allora, anche potrebbe succedere anche in questo momento. È Dio che stabilisce il tempo. O meglio, siccome si parla di giorni, io dico che Dio stabilisce l'ora. E meditavo questo, lo voglio dire prima di continuare. Faccio una parentesi per ritornare all'evento, che un giorno notoriamente è fatto di 24 ore. È vero o non è vero? Quando si parla di giorno di Dio, non significa che ogni cosa si verificherà in un minuto, si verificherà nell'arco delle 24 ore, nel senso spirituale, che sarà quel che sarà. E Dio ha cominciato già l'opera, perché il giorno dell'Eterno, in base alla profezia di Gioele, quel giorno ha avuto già un inizio, e l'ha avuto sull'alto solaio, quando improvvisamente ritorna l'oggetto. Un vento impetuoso, quel vento che spazza via ogni sporcizia, quel vento che spazza via ogni cosa negativa, quel vento che spazza via ogni spirito impuro, quel vento che porta via lontano ogni foschia, ogni nebbia. Alleluia al nome del Signore. Arrivò proprio in quella casa, in quella soffitta, come un vento impetuoso soffiò. Questo vento continua a soffiare, soffierà nelle famiglie. Amen. Farà pulizia di cose che sono ancora sporche, porterà via. Alleluia. E poi arriverà il fuoco purificatore. Il fuoco purificatore arriverà. E non sarà a livello collettivo, seppur nella collettività è successo e succederà, ma sarà a livello personale e individuale. Perché? Perché ancora su quei 120 si posarono come, non erano, ma come fiammelle di fuoco, si posarono sul capo di ognuno di quei 120, uomini e donne,
dal primo all'ultimo, c'era Pietro, ma c'era anche Maria, madre di Gesù, c'erano ancora tante pie donne, c'erano anche tanti uomini pii, al di là di quelli che conosciamo, anche quelli che non conosciamo, che non sono scritti i nomi, erano 120, forse 119, 121, la scrittura dice circa 120. Gloria al nome del Signore. E successe qualche cosa di troppo strano. Quando il Signore opera è sempre troppo strano, perché le cose di Dio sono differenti dalle cose dell'uomo. Dio opera in una maniera che piace a Lui. Loro non sapevano che cosa potesse accadere. E c'è scritto che cominciarono a parlare nuovi linguaggi, nuove lingue. Non avevano imparato quelle lingue. Parlarono nuovi linguaggi, tra cui linguaggi comprensibili, linguaggi non comprensibili, perfino linguaggi degli angeli. Leggetelo attentamente. Ripeto, non è un messaggio di denominazione. Ma la Chiesa è iniziata così. Non mi dite che non è cominciata così, alleluia. La vera Chiesa cristiana è cominciata così, con questa potenza, sì, con gli uomini che già temevano il Dio, avevano ascoltato Gesù, avevano ricevuto il messaggio, avevano ricevuto l'insegnamento, avevano visto il Cristo ancora immolarsi, lo hanno rivisto risuscitato, alleluia, la loro fede per quando infiammata però erano ancora fermi, avevano paura di muoversi, erano preoccupati delle autorità, erano preoccupati di quello che era la società che li circondava. E quando i cristiani, ancora oggi ho detto cristiani autentici, sono preoccupati da tante piccole cose, non si muovono, sono condizionati, ma lo Spirito di Dio soffierà sul condizionamento. Non ci saranno più condizioni che tengano. In questo il Signore già sta accendendo, ha acceso diverse scintille nel mondo. Amen. E l'ho accesa anche nel mio cuore, non so se anche nel vostro cuore, che Dio l'accenda anche nei vostri cuori, questo fuoco divampante che non ti fa pensare più a dire è importante questo, è importante quello, che non ti mette più nelle condizioni di aver paura di aprire la bocca perché qualcuno ti prende in giro. No, noi dobbiamo annunciare ciò che è santo, ciò che è giusto, ciò che è parola di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. E cosa fecero questi 120? Cominciarono a parlare tutti insieme. Direte, ma che rumore! E ci fu un grande rumore. Qualcuno avrebbe detto, che confusione. No, no, facciamo la distinzione tra ciò che è confusione e ciò che è rumore. Essere rumorosi non significa per forza essere confusionari, ed essere confusionari non significa essere rumorosi per forza. Chiariamo anche questo principio, che è un principio molto importante. Il fatto che 120 persone alzano la voce e glorificano il Dio può sembrare confusione a una persona che non capisce niente, che magari in quel momento si è venuto per schernire, ma davanti alla realtà di un cuore che crede, che desidera vedere l'opera di Dio, quel rumore è un santo rumore. Anche Dio è rumoroso quando si fa sentire. La sua voce è simile al suono di molte acque. Di molte acque. Gloria a Dio. Signore, fai sentire la tua voce nel profondo dei nostri cuori. Simile alla voce di molte acque. E parlando di acqua si parla di discesa dell'ultima grande pioggia, una pioggia abbondante. Non pioggia di acqua semplice, di acqua piovana, ma una pioggia di acqua divina. Una pioggia, diciamolo in breve, una pioggia abbondante di Spirito Santo. Amen, amen, gloria al nome del Signore. Cosa avvenne allora? Che tutti sentirono questo vociare, 120 persone, giorno della Pentecoste, festa ebraica dove si offrono le primizie. In quell'occasione venivano da tutte le parti, venivano gli ebrei della diaspora, quelli che erano nati fuori in cattività dalla loro nazione, quindi erano diventati cittadini di quelle varie nazioni, si ritrovavano lì per festeggiare insieme. Il Signore sapeva il momento, l'ora, il momento opportuno. Il Dio scelse quel momento perché era il giorno che la primizia di Dio veniva ad abitare nel cuore degli uomini, che lo Spirito Santo diventava la realtà per tutti i credenti. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Quando penso a questo evento il mio cuore si infiamma, anche la mia voce si innalza, ma il mio cuore si infiamma. Perdonatemi, amici, fratelli miei, tutti quelli che ci ascoltate, ma come si può fare a rimanere insensibili davanti a una realtà così evidente? Sì, è bello sapere che tu preghi, il Signore ti ascolta, è bellissimo sapere che in qualsiasi modo Dio ti ha benedetto, ma quanto è bello quando lo Spirito di Dio ti coinvolge, ti prende spirito, anima
e corpo, anche le emozioni, anche nelle emozioni, nelle sante emozioni. Non so se condividete questo pensiero, ma io spero che lo condividete, perché se non lo condividete vi perdete una parte preziosa nel contatto d'amore con Dio, in questo rapporto spirituale che non è un rapporto religioso, effimero, messo da parte, fatto di preghierucce, di piegherine. Il bigottismo non è la vera fede, ciò che è bigottismo non piace a Dio, ciò che è bigottismo non è zucchero, ma è saccarina. Gloria al nome del Signore, vogliamo adorare Dio con tutto il cuore. E per farlo con maggiore enfasi abbiamo bisogno di sentire la sua presenza, la guida dello Spirito Santo, la presenza di Dio nei nostri cuori. Amen. Così è? È così? È e sarà così. Finché? Finché verrà il giorno terribile. Ma non sto parlando del giorno terribile. Il messaggio verte su quella che è questa grande, ultima grande pioggia. È in arrivo. Queste nubi spirituali si vedono, si intravedono, dolci nubi, non hanno il colore delle altre nubi, no? E quelle, come quella di Mosè nel deserto, una colonna di nuvola, sono colonne di nuvole, siccome non serve per un piccolo popolo, che pur grande che era sempre un piccolo popolo, siccome serve per un grande popolo, ci sono tante colonne di nuvole che partono dal trono di Dio e annunciano questa grande, meravigliosa, ultima pioggia di Spirito Santo. Amen. Ecco, quel giorno, dopo tutto questo, ci fu chi prendeva in giro, ci fu chi era meravigliato, perché quelli ebrei della diaspora dicevano: ma costoro non sono essi Galilei ebrei, ma questi ragionano le cose grandi di Dio nel nostro linguaggio natio, quello che non si può imparare in nessun banco di scuola, bisogna nascerci in quel luogo. E glorificavano in certo senso Dio, perché vedevano che erano cose belle ai loro orecchi, mentre chi non capiva niente e diceva: ma questi sono pieni di vin dolce, alle 9 del mattino questi erano ubriachi. C'era una dolce ubriacatura. Quanti miei fratelli lo sapete, quante sorelle sapete quanto è bello essere ubriachi di Spirito Santo? Bello essere ubriachi di Spirito Santo? Sì o no? Signore, permette agli altri che non hanno provato di essere ubriachi di Spirito Santo. Alleluia. E cosa avvenne, fratelli miei? Che a un certo punto si alza Pietro e gli altri, e Pietro cita questo messaggio profetico in Gioele e disse: amici miei, sappiate questo, ciò che voi state vedendo e udendo è quanto promesso da Dio attraverso il profeta Gioele, il quale disse: avverrà che negli ultimi giorni io spanderò lo spirito mio sopra ogni carne. Vorrei dare un'enfasi a ogni, ciascuna, carne, non dice anima, non dice sangue, non dice spirito. Perché? Perché la carne renderà testimonianza, ha reso già testimonianza, continuerà a rendere testimonianza di ciò che Dio già ha fatto dentro, perché la carne su cui è sparso lo Spirito Santo è una carne santa. Sono persone sante, separate dal mondo, dalla sporcizia, dalla cattiveria. È anche il tuo desiderio questo. È il tuo desiderio. Signore, facci più santi. Io spanderò lo Spirito mio, dice il Signore, sopra ogni carne. E questa carne dovrà dimostrarlo con dei segni? E avverrà ancora che cosa? I vostri giovani, i vostri vecchi, i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri pronipoti, i vostri ex compari e comparielli, i vostri fratelli, le vostre sorelle, metteteci tutto quello che è necessario, ogni carne, gloria al Signore, è scritto chiaramente: i vostri vecchi, ancora prima i vostri figli, e le vostre figlie profetizzeranno, proferiranno messaggi gloriosi, proferiranno qualcosa che non gli appartiene, e lo Spirito che sarà a parlare attraverso di loro. E poi i vostri vecchi faranno dei sogni, non normali sogni di routine, faranno dei sogni particolari, gloria al nome del Signore. E i vostri giovani avranno visioni
e non sono soltanto visioni che si possono ricevere nel sogno, ma sono anche visioni di fede. Ecco, i miei giovani riceveranno, hanno avuto le visioni. E qui ce n'è uno dei miei giovani, no? Michele, pastore giovane della Chiesa, giovani che hanno la stessa visione, tanti giovani servitori. Signore, chiama giovani servitori con una chiara visione di te e dell'opera tua. Amen. Vecchi, giovani, di tutte le età, ripieni di Spirito Santo. E si prepara questa grande pioggia. Se ci sono recipienti vuoti, togliete i coperchi. Preparate a far riempire ancora questi recipienti. E quando ebbe pronunciato questo primo suo sermone, vogliamo dargli un termine religioso, tecnico, sermone, ma il povero Pietro non sapeva nemmeno che cos'era un sermone. Lui era abituato a raccogliere i pesci con le reti, ma questo fu il suo primo sermone o predicazione, in virtù della potenza che Dio esercitava nel suo cuore e nella sua vita. E sappiamo che ricevette immediatamente un'adesione pratica, perché dopodiché 3.000 persone accettarono Gesù quale proprio Salvatore nella propria vita, e nacque la prima chiesa, che successivamente veniva chiamata Chiesa Cristiana, nella città di Antiochia. Gloria al nome del Signore. Ma adesso ci sono tanti cristiani, tutti dicono di essere cristiani. Beh, i cristiani, è bello che ci sono tanti cristiani, noi vorremmo che tutto il mondo fosse fatto tutto di cristiani, ma cristiani, quelli veri, autentici, secondo la parola di Dio. E ci sono tanti cristiani che dicono di essere e in realtà non lo sono. Ce ne sono tanti altri che lo sono, ma sono come quelli prima della Pentecoste, sono un po' freddini, hanno tante preoccupazioni, danno al Signore quelle piccole cose, fanno quella cosa, si mantengono su una linea morale o fanno delle cose che non dispiacciono al Signore. In questa ultima grande pioggia scenderà tanta di quell'acqua, tanta di quello spirito, che chiunque avrà tolto il coperchio, si mette il coperchio davanti. Coperchio cosa significa? Incredulità, condizionamenti, teologie varie. Ma permettete all'opera di Dio, permettete a Dio di fare la sua opera, fategli fare quello che il Signore vi comanda, al di là di ogni cosa, fratelli miei, amatissimi, sorelle care, amici miei, permettete a Dio di fare quello che deve fare. Oh, togliete ogni coperchio dal vostro cuore, fate fare Lui, poi ve ne accorgerete se è da Lui o no. Non vi sto annunciando una teologia pentecostale di denominazione, ma vi voglio dire semplicemente, fate fare a Dio quello che Dio vuole fare, si è previsto di fare in ognuno di voi. Amen. E questa grande pioggia è iniziata quel giorno. Il giorno del Signore, possiamo dire in maniera pratica, è iniziato proprio il giorno della Pentecoste, circa 20 secoli fa. Ma si è svolto solo una parte del programma di Dio, soltanto una parte, e ha cominciato la Chiesa a progredire, c'è stata la persecuzione, ci sono state tante cose, e qui si parla ancora che verrà un giorno in cui il sole sarà mutato in tenebre, ci saranno cose spaventevoli prima che venga il giorno del Signore. Certe cose spaventevoli le stiamo già vivendo in questi tempi, ma non è ancora il tempo giunto, non sono le ore ancora, l'ora di Dio, le ore di Dio stanno avanzando, amen, le ore di Dio, oh, le lancette e l'orologio di Dio stanno andando avanti, non possono tornare più indietro, andranno sempre avanti, ed è questo il tempo in cui c'è la possibilità che chiunque si attiene al verso 32, e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E questa salvezza venne da Gerusalemme per il semplice fatto che il Cristo, come ministero umano, Cristo uomo, agite in Palestina, agito nel territorio che conosciamo. Cristo ha fatto parte di quello che era il giorno di Dio nella maniera umana, facendo ciò che doveva fare. La Chiesa primitiva ha continuato a fare, la Chiesa di oggi, e quando si dice Chiesa, essendo dei discorsi, ieri mi trovavo appunto a sintonizzare un emittente del nord e c'era un religioso che parlava, ma diceva tante di quelle sciocchezze, povero fratello, forse non conosce la scrittura. Diceva tante di quelle sciocchezze,
che mi piangeva il cuore. E poi c'era un interlocutore telefonico il quale diceva: ma la Chiesa cosa dice? La Chiesa che cosa non dice? E tutto il concetto sbagliato di non sapere che cos'è la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo formato da tutti i credenti. Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e anche sulle serve e i servi, per dire anche sul basso ceto. Anche quelli che il mondo considera il basso ceto sono quelli che saranno riempiti, sono stati già riempiti nel passato, sono riempiti ancora nel presente, saranno maggiormente riempiti nel futuro della potenza di Dio. Amen. Amen, fratelli. Grazie al Signore le cortine delle tenebre, dell'ignoranza si stanno dileguando, ma c'è ancora tanto e c'è ancora tanto da vedere e tanto da fare. Quest'opera la fa il Signore. Noi vogliamo sottoporci soltanto a quella che è la sua volontà. Vogliamo essere i suoi collaboratori in quest'opera, vero? Pietro non fu il collaboratore di Gesù e di Dio quando si alzò e pronunciò queste parole. Fu lo Spirito Santo a dettagliele, ricordandole: questo avvenne, quello che vedete in questi uomini, in queste donne, e ciò che avvenne, e ciò che ha preannunciato il profeta Gioele, il quale disse che negli ultimi tempi avverrà che ogni spirito, che lo Spirito di Dio sarà su ogni carne. Alleluia. Signore, continua a benedire il tuo popolo. E avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà. Chiunque invocherà. Invocare non significa soltanto: Signore, aiutami. Invocare con fede. Invocare con fede. L'Evangelo della grazia è ancora aperto. Poi verrà il tempo in cui questa porta si chiuderà. Verrà il giorno tremendo. Ci saranno anche i superstiti che riceveranno, ma non appartengono a questo popolo. Non è la grazia aperta ai gentili 20 secoli fa col primo convertito, almeno in forma storica, in Cornelio, ma ancora prima di lui c'era stato il barone di Candace, l'eunuco. Gloria al Signore. Questa porta è ancora aperta oggi per la misericordia di Dio, per l'amore e per il sacrificio del Cristo. L'Evangelo della grazia sa significare che qualunque è la tua condizione, invocando con fede il Signore, il tuo peccato sarà rimosso. I tuoi peccati buttati in fondo al mare, Dio li dimenticherà. Il sangue di Gesù ti purgherà, ti purificherà, come il sangue di Gesù ci lava, ci purifica, ci purga da ogni peccato ogni giorno. Amen, fratelli miei. C'è speranza? È ancora aperta la porta? Devi solo entrare. Entra soltanto. Ricevi la parola di Dio. Ricevila con gioia. Ricevila e tu vedrai come Dio cambierà, trasformerà completamente la tua vita, come ha trasformato migliaia di vite. Tante volte abbiamo anche dei cari fratelli, delle care sorelle che, paurosi dell'opera dello Spirito Santo, vedono subito i fratelli e li mettono da parte, li guardano e dicono: questo è quello che succede. Ma perché non chiedi al Signore di farlo succedere proprio a te nella tua vita? Quando per fede, in questa parola, puoi pronunciare insieme a noi, insieme a me: Signore, siamo pronti per questa grande pioggia. Ma non sarà soltanto una grande pioggia. Sarà la grande pioggia dell'ultima stagione. Perché dopo di quella non ce ne saranno più. Il regno di Dio si è avvicinato a noi. Il regno di Dio è nei nostri cuori. Quando diciamo regno di Dio è l'obbedienza che noi serviamo al Signore, che Dio regna nei nostri cuori come un territorio. Cristo regna nel tuo cuore. Regna Cristo nel tuo cuore. Ma un giorno noi andremo col Signore. Soltanto quelli che hanno accettato il Cristo, solo quelli che hanno ricevuto la grazia e il perdono, potranno far parte, godere di quella presenza eterna, di quella vita eterna in Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci in piedi e, come di consueto, lo ripeto per un dovere, concluderemo ancora con poche parole di preghiera. Voglio pregare per questa ultima, per questa grande pioggia di questa ultima stagione, che ancora in questo momento tanti cuori possono sentire la presenza di Dio, non l'illusione della mente, non le fantasie, che il primo a rifiutarle sono io. Quello che è parola di Dio, quello che Dio ha promesso a quelli che credono in Lui. Padre Santo, Padre Buono,
vengo a te nel nome di Gesù. Sono certo, Padre, che questa parola creerà dei problemi, probabilmente, ma sono certo anche che il tuo Santo Spirito darà una comprensione, perché ho citato più di una volta, ho voluto marcare in questi tempi meravigliosi in cui i tuoi figlioli cominciano a unirsi e stanno insieme, che davanti a te non ci sono denominazioni che tengono, non ci sono i nomi, perché un giorno saremo un grande popolo davanti alla tua presenza, un unico popolo, perché un unico è il pastore, che è Cristo Gesù. Padre, ti prego in questo istante che queste parole possano essere seguite dalla tua azione gloriosa, meravigliosa, in tanti cuori che hanno ascoltato la parola, che tu li puoi riempire della tua presenza e della tua potenza, e che sia un desiderio che cresca giorno per giorno, quello di poter preparare la nostra vita, il nostro corpo, il santo servizio per un ministero potente in te, affinché la maggior parte dell'umanità, se non tutta l'umanità, perché sappiamo che non sarà tutta l'umanità, ma ogni cosa è possibile a te, oh Padre, possa ricevere una ferma testimonianza, una realtà dell'Evangelo, di questo Evangelo che cambia, che trasforma, di questo Evangelo che dà all'uomo la possibilità di gettare via la morte eterna e di avere in questa vita la caparra e di godere nel futuro, questo prossimo, vicino, immediato futuro, la vita eterna, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.